Buon pomeriggio. In Polonia il regime non riesce a risolvere né ad attenuare la grave crisi economica. Ieri è stata disposta la liberalizzazione dei prezzi, che ha reso ancora più cari i generi alimentari e i generi di consumo. Oggi Radio Varsavia ammette che molte imprese industriali hanno dovuto chiudere perché prive di carburante, di energia e di materie prime. Qualche segno di ammorbidimento in questo clima di tensione e di difficoltà? Nella provincia di Stettino è stato ridotto il coprifuoco, che ora è in vigore soltanto dalle 23 alle 5. Sono cominciate però anche le epurazioni. Marian Gala è stato nominato sottosegretario agli esteri in sostituzione del deposto Dobro Silenski. Domani si apre il processo all'ex direttore della televisione polacca Szepański, accusato di storno di fondi. Intanto Mosca avverte, tramite la TASS, che la legge marziale in Polonia durerà a lungo. In merito alla Polonia, da qualche giorno è in atto una polemica non priva di toni pesanti tra l'attore e cantante Yves Montand e il Partito Comunista Francese. Montand, che ha appena concluso la registrazione di un disco sulla pace, ha accusato Marché di appoggiare i Pinochet di Mosca e dell'Europa centrale, così ha detto. Questa non è sinistra, ha continuato. Coloro che sono d'accordo con tale politica sono dei nazisti che ci metterebbero sotto il tallone se salissero al potere. Il presidente egiziano Mubarak ha lasciato la carica di primo ministro conferendola al vice premier Mohieddin, il quale dovrà ora costituire un nuovo governo. Mubarak ha così separato, almeno formalmente, le due più importanti cariche dello Stato, cumulate da Sadat nel maggio del 1980. È stato domato dopo 3 ore l'incendio allo stabilimento Fiat Texid ad Avigliana presso Torino. Polizia e carabinieri tentano di accertarne ora le cause. I danni ammontano a centinaia di milioni. Il reparto in questo periodo era totalmente fermo e gli acidi contenuti nelle vasche non erano infiammabili. Potrebbero esserci ripercussioni in altri settori del gruppo Fiat, in particolare in quello automobilistico, cui andava gran parte delle lavorazioni della Texid. Il complesso di Avigliana è infatti l'unico del genere nell'Italia settentrionale. È tornato normale il traffico ferroviario sul Brennero. Stamane infatti è stato riattivato anche il binario dispari della linea, interrotto a causa di 2 valanghe. Per i 5.756 abitanti di Cellole, sul litorale domiziano, il 1982 è nato all'insegna della protesta. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta permanente, mentre vanno ricostituendosi i comitati che nel 1973 ottennero dalla Regione Campania la legge istitutiva del Comune Autonomo di Cellole. Tanta agitazione perché in seguito al ricorso di un imprenditore che ai sospetti di abusivismo edilizio aveva risposto con la carta bollata, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima quella legge regionale istitutiva del nuovo Comune Campano. Per cui non appena la sentenza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il comune di Cellole cesserà di esistere per dar luogo a Cellole frazione di Sessaurunca. Inoltre il prefetto di Caserta dovrà dichiarare decaduti i consigli comunali di Cellole e della stessa Sessaurunca, dove dovranno tenersi altre elezioni per includere in lista i nuovi elettori. In 7 anni di vita il comune di Cellole aveva dato grande impulso al turismo, 100.000 presenze stagionali, e si accingeva a realizzare opere per 40 miliardi. Di particolare interesse un porto turistico internazionale per 26 miliardi, parte dei quali già ammessi a mutuo. Gravemente ferito a colpi di coltello un agente di custodia del carcere di Reggio Calabria. I particolari dell'episodio non sono stati ancora chiariti. L'uomo è stato colpito all'addome, autore del ferimento sarebbe un detenuto in attesa di giudizio. Grande successo di pubblico hanno ottenuto i concerti della Domenica in Musica, che si svolgono al Teatro Tenda di Piazza Mancini a Roma e sono trasmessi in diretta dalla terza rete Rai dalle 11 alle 13 di ogni domenica. Sigarette la mia radio, è ancora tu. Dopo Roma, questi concerti saranno eseguiti in altre città italiane. Vi prendono parte 200 cantanti, da De Gregori a Kusminak, dai Vianella a Guccini, da Mario Castelnuovo a Lando Fiorini e Sergio Endrigo. Il padre dell'attore Jean-Paul Belmondo è morto a 83 anni a causa di un attacco cardiaco. Si chiamava Paul ed era un noto scultore. Molto apprezzati alcuni suoi busti di personalità francesi.
Tra i primi nati del 1982 è una bambina. Si chiama Filomena Gatto ed è stata data alla luce dalla madre Maria Doria all'ospedale Incurabili di Napoli il 1 gennaio, un minuto appena dopo la mezzanotte. Così abbiamo concluso, grazie dell'ascolto e a tutti buonasera.